Sono Valentina Magri di Radio Bocconi, che insieme a B-Students TV sta seguendo il secondo salone Mi Faccio Impresa, che si tiene a Milano, qui in Università Bocconi, dall'1 al 2 ottobre 2010. Innanzitutto i destinatari sono i giovani imprenditori e gli scopi principali di questo incontro sono agevolare la costruzione di un network di relazioni per coloro che vogliono avviare una startup e contribuire a formare una nuova classe imprenditoriale. Nell'incontro che si è svolto dalle 11 alle 13, che ho seguito per voi, è stato presentato il GEM, ovvero il Global Entrepreneur Monitor 2010, che è un progetto che vuole approfondire lo stato dell'arte dell'imprenditorialità in Italia attraverso un'indagine statistica su 54 paesi. Il professor Valentini, docente Bocconi di strategia imprenditoriale, che ci ha presentato questa ricerca realizzata dall'Enter, sempre dell'Università Bocconi, individua molte cause fondamentali. Beh, innanzitutto le cause macroeconomiche, ma punta soprattutto il dito su delle cause, diciamo, più culturali, il timore di fallimento, che blocca le nuove energie imprenditoriali, soprattutto dei giovani. E questo è un problema che hanno notato anche i fondi di venture capital che finanziano queste iniziative, che dichiarano che pochi ricorrono al loro aiuto qui in Italia. Sono appena stata alla conferenza che riguardava l'Erasmus per i giovani imprenditori. Mi ha aperto un mondo, diciamo, che io non conoscevo, che era quello appunto che riguardava l'interesse dell'Unione Europea verso i giovani imprenditori. Quello che mi ha stupito positivamente è stato la testimonianza di una imprenditrice che ha accolto una ragazza finlandese presso la sua impresa nell'ultimo semestre del 2009. L'esperienza di questa ragazza finlandese in Italia è stata ha appunto permesso uno scambio culturale e inoltre ha creato anche dei motivi di creare delle partnership tra le parti, sia per la giovane imprenditrice che per la, appunto, imprenditrice ospitante di italiana. Bene, puoi parlarci di questa tua esperienza, che cosa ti ha dato e che cosa ti ha stupito? Beh, cosa mi ha stupito? Io sinceramente provengo dall'ambiente radiofonico qui in università e sono cresciuto tanto grazie alla radio e vorrei portare la mia esperienza, diciamo, giù dove l'ambito dei new media è abbastanza inesplorato. Vi dico la verità, sono venuto qui con la speranza di avere dei chiarimenti soprattutto in merito all'assetto societario o legale da sviluppare. Ancora devo formarmi un'idea ben chiara, però ho parlato con dei professionisti e mi hanno aiutato molto. Mi ha aiutato in primo luogo il notaio, mi ha consigliato di sviluppare una cooperativa per determinati motivi, per collaborazioni o partnership o perfino patrocini con il comune, con gli enti locali. Poi ho parlato con una signorina simpaticissima di Euroimpresa che mi ha indirizzato verso determinati finanziamenti, mi ha anche lasciato il suo simpaticissimo bigliettino da visita. quindi si farà sentire, mi farò sentire anch'io, spero di aver stretto dei contatti interessanti e che mi possano aiutare sostanzialmente per il progetto che ho in testa.